da oggi c'è una grande novità. Vai su www.qsvs.shopping e acquista i prodotti ufficiali di Qui Studio a Voi Stadio. Abbigliamento uomo, donna e bambino, arredo casa e accessori esclusivi, tutti con i colori della tua squadra del cuore. Per te o per un regalo originale, non perderteli. Federica da casa. C'è Alessandro che ci scrive e dice: secondo me la questione più semplice di quanto si voglia far credere, lo spogliatoio in colpa Inzaghi Fabrizio per aver perso lo scudetto l'anno scorso. E poi ancora questo telespettatore dice: sempre troppe critiche all'Inter, ma siamo a 5 punti dalla vetta e vinceremo lo scudetto, quindi ci crede, ottimismo, non vuole sentire critiche. Ma quello non è ancora ottimismo, Daniele, è un dato di fatto. Daniele da Pavia dice: basta far finta di niente, Inzaghi ne ha combinate troppe, indifendibile. Va. Allora, ripartiamo con i nomi di un possibile sostituto, però prima Momblano, dai, vediamo le domande. Guarda che sei mai messo dei nomi sbagliati, veramente. Beh, ma Mazzarri l'hai messo. Vediamo le domande. 5 domande, ma non sono Graziani. Le mie 5, sono le 5 domande che la società... Sì, ho capito. Farà. Potrebbe, dovrebbe porre a Massimiliano Allegri nell'idea di ottenere le risposte corrette. No, dovrebbe porrà? No, non ho la presunzione di, però posso supporre che... Bravo Luca. Prima domanda. No, finito. Tra l'altro questo, attenzione che tra l'altro io penso che un summit possa essere domani, quindi, ma importante, volitivo... proattivo ma con se le domande risposte o senza? Sono giuste. Dai, vediamo le domande che poi dobbiamo farvi vedere l'Inter. Con le domande. E allora, dai, allora i giocatori non si mollano, mister. I giocatori non si mollano, mister. Neanche quelli che non sono o non sembrano all'altezza, siamo a settembre. Ma non è una domanda. Ragazzi, è come Cesare questo. Questa non è una domanda. È come Cesare, ragazzi. Uguale. Questa non è la domanda. E questo è l'incontro di domani, il summit di domani. Ragazzi, incredibile. Luca, non è una domanda, perché è brutto. Ma secondo voi i summit si risolvono Cioè, tu che ci hai detto 5 domande! Ce l'hai detto tu 5 domande! Ci hai dato una risposta. Ma 5 domande parte con l'editoriale. Questa era l'introduzione. È un'affermazione. Un attimo, ragazzi. No, è l'introduzione. Ricordati, Fabrizio, che per capire il senso di un grande romanzo ci va pazienza. Fermarsi un attimo. Ma questa è la trilogia. Di Ken Follett, i giocatori non si mollano. Neanche, ascoltatemi, i giocatori non si mollano, i giocatori si conquistano. Siamo pronti, mister. E non è... siamo perfetti. Seconda. Qui ci deve essere qua era il bacio perugino, diciamo, iniziale. Quella quindi quella era la prima. Non è una domanda banale. Ma non è una domanda banale. Siamo pronti? Ti consiglia... sì. Siamo pronti. Certo. Numero. Rispondimi tu. No, rispondimi tu. Ma che cosa? Sono le domande, poi vai. Siamo pronti alla domanda. Ma non può essere la domanda ha mollato il giocatore. Ma, come non ma ragazzi, ma siamo pronti alla domanda. Questa non è una conferenza. Ragazzi, questa non è una conferenza stampa. Ricominciamo. Questa è una conferenza stampa. Questa è una cosa. Ragazzi, siete grandi? Ragazzi, vi prego. Siamo tra le quattro mura della sede. Va bene. Allora vi dico una cosa. Siete dei giornalisti straordinari, ma i dirigenti sportivi non lo potrete mai fare. Fai la prima. Luca, no, Luca, però la seconda. Luca, partiamo con la domanda. No, allora, la domanda era 1, 2, 3. Siamo pronti? Sì, siamo pronti nel non mollare i giocatori, perché è sembrato Allegri mollare... Sì, ma non puoi fare anche la parata. Se la domanda ragazzi, però... Siamo insieme. Perché siamo insieme. È pronto? È insieme. Lavoriamo. Questa è la domanda. Però sono le sue domande. Dice quello che vuole lui, giustamente. Vai, seconda, Luca. Lavoriamo per trovare la risposta ai dilemmi che non hanno ottenuto... una spiegazione. Vabbè, ma Agnelli, secondo te, fa la domanda così? Qua la situazione atletica. Lasciamolo finire, ragazzi. Non la capisce, ma dai, ragazzi, però. No, però non si può. Basta. Ma cos'è? È un test d'ingresso? Luca, hai ragione. Dai, siamo in concorso pubblico. La seconda è una delle domande cruciali. Perché la Juventus ha già attivato questa. Lavoriamo insieme per trovare una risposta ai dilemmi a cui sostanzialmente non avete dato una spiegazione circa la situazione atletica. Qui la Juve ha attivato la presenza sui protocolli, sulle tabelle di lavoro, carichi di lavoro e non solo, dello staff. Cioè interverrà una figura di fiducia della società, il dottor Andreini, che di fatto non sarà sul campo ma detterà lui
non dello staff di Allegri, ma detterebbe lui il regime di lavoro sui carichi. Punto interrogativo. Attenzione. Luca, una cosa sola. No, un'altra figura in più porta solo, secondo me, confusione. Uno questo, che detta i carichi di lavoro insieme, lavoriamo insieme per trovare quelle risposte, quindi a che domanda siamo? Ti fidi anche di noi? Siamo sempre alla seconda. Sempre alla seconda. Terza. Esiste un'altra persona che detta i carichi di lavoro. Individuiamo i cinque calciatori con i quali parlare, io e te, in tre, massimo quattro, di fronte a un pasticcino e a una naturale. Oh, madonna mia! Pensavo un gin tonic. Oh, madonna mia! Aspetta, allora, scusa, i nomi faccio finta di farglieli dire, ma li dico io. Società. Quali sono? E lì potete farci una trasmissione sui va bene. Quarta domanda. Mi è piaciuto tantissimo. Vai. Mister, possiamo... Ma chi è che ride? Pino Vaccaro. No, Pino Vaccaro, gretto e senza anima, sta piangendo come un bambino. Stefano, posso dire una cosa a Luca? Scusa, se no devo dire, però. No, ma devo dire una cosa a Luca. Anch'io, Luca. Mancano due. Scusa, un attimo, Luca. Pino Vaccaro ride così, non è stato mai al cambio, non è stato mai in quell'atmosfera lì della città. Non riuscire mai a fare le 5 domande. Non può arrivare a quelle cose, Luca. Vaccaro. Alle tre galline. Vai. No, io il cambio, famoso vai. Perché? Perché lì si cambiavano le carrozze. Luca, per concludi. Il ristorante di Cavour, da cui controllava, dalla stanza 2, controllava sì. Il sì, lavoro. Se usciva sul balconcino. Luca, l'ultima domanda del Sairo. Quarta. Cosa sta dicendo? Non accelerare, hai voluto le 5 domande e adesso te le ascolti tutte. Quarta, mister, vai. Questa è facile. La può capire anche lei, la può capire il pubblico, ce l'aiuto del pubblico. Compro una vocale. La prego, ragazzi. Compro una vocale. Questo vale. C'è la telefonata da casa, Fabrizio. La telefonata da casa. Noi abbiamo Momblano che ci fa anche in modo molto teatrale. Con Pino ho chiuso. No, l'incontro di domani tra la dirigenza Agnelli e voi non, se non io lo no, capite se no, Allegri si assenta chiama Galeone. Io mi immagino, allora mi immagino Inzaghi con il pasticcino in mano, Allegri con il pasticcino in mano che aspetta la quarta. Dimmi, Luca, se vuoi concludere dai, basta ragazzi, però Luca. Vai, quella fa. No, dai, Luca, Luca. Però silenzio, quando vedi giocare la Roma, non ridi così. Dai, fammi l'ultima, Luca. La quarta, che è con l'ultima? La quarta. No, non mi interessa quella facile. La quarta è la più facile. Mister, possiamo, non dobbiamo, vincere una partita. Possiamo vincere le prossime quattro? Quali sono le prossime quattro? Bologna in casa, due con Maccabi. Juve e Maccabi in casa, c'è il Milan. Juve e il derby. Juve, non sto dicendo dobbiamo, la domanda è possiamo? Beh, lui ti dirà di sì. E attenzione, perché qua sì. Ci vanno le risposte giuste. Quinta domanda. Vai, ma è a tranello quella domanda. Mister, vincerai la tua sfida? Dici una cosa, una sola, e noi la facciamo. Oggi sono il tuo genio della lampada. È impazzito! E la faccio. Vuoi che Nedved non venga più in tribuna? Io non lo faccio venire. Una cosa. Bravo, Luca! Una.
Una. E lui cosa risponderà secondo te? Mi dimetto. Non lo so. Lui, magari, non lo so. No. Deve dare le risposte giuste. Secondo me lui chiede scusa e ricominciamo con la prima. Secondo me chiede. Pasticcino cosa scegliere io? Luca, meraviglioso. Mi sono schierato la schiena. Bravo Luca. Primo di tutto, le domande mi sembrano alcune più complesse di quelle che fanno sui referendum, che non è facile. Secondo, più che un esame della patente di allenatore, mi sembra un commissariamento. E qui non sto scherzando. No, io invece volevo chiedere a Luca una cosa. E qui non sto scherzando. Però, scusami, per un commissariamento questo. Ti faccio vedere Luca, cosa scrivono da casa intanto con da Federica. Da casa il telespettatore fa la sintesi del momento. Monblano si è allegrizzato. No, allora, Luca... C'è solo un chiarimento, forse no, Allegri, no. Perché tu hai detto... Forse è il contrario, no, forse allora... è il contrario, visto i risultati. Luca, tu hai detto a un certo punto, mister ci dica 5 giocatori con cui parlare, col pasticcino e l'acqua naturale. Poi ci vediamo qui in 2, massimo 3 o forse 4, ma se richiama 5... Uno per volta. No, no, pensavo... Vai, dice uno dei 5. Uno alla volta. Uno dei cinque chi è? No, uno dei 5 lo scopriremo. Allora, voglio farvi vedere però gli allenatori liberi per quanto riguarda l'Inter. Andiamo un attimo in pubblicità e torniamo subito, tra poco. No, ma non si può passare.